che dietro tutte queste immagini che abbiamo visto negli ultimi mesi dei cartellini timbrati, c'è una questione politica, perché se in questi uffici mancavano le persone, addirittura ne abbiamo visti che ce n'erano proprio vuoti con polizia È municipale in dei vero. comuni che non c'era nessuno, non posso credere che il sindaco, la giunta, ma anche le opposizioni in questi comuni non si siano mai Hai resi conto di ragione. niente. Per cui c'è comunque un problema politico, ma così anche nelle partecipate, perché nelle partecipate c'è sempre qualcuno nominato dal comune. Allora, o si è messo dentro una persona incompetente oppure si finge di non vedere. Così lo stesso problema negli appalti, perché si danno degli appalti, poi non si va a controllare realmente se quello appaltato viene fatto e come viene fatto. Per cui c'è un problema politico dietro tutto questo, che poi nel pubblico ci siano una serie di persone che lavorano tantissimo e una serie di persone invece che non capiscono la fortuna che hanno avuto in un momento di crisi a essere dipendenti pubblici, per cui a non rischiare il posto di lavoro, è passato in loro anche il concetto, in una parte di loro, che ok, nessuno fa niente, non lo faccio neanch'io, se vogliono che faccio qualcosa mi devono dare di più. Per cui ci troviamo in amministrazioni dove ci sono Certo, persone che fanno sono tantissimo, fanno straordinari. molto di più di quello che dovrebbero, con ovviamente straordinari che non vengono pagati, ferie che alla fine non fanno neanche, e persone che non fanno niente e gli sembra normale. Però qua c'è un problema della politica dietro, perché sono cattivi comportamenti, magari dei dipendenti, però c'è sopra un politico che magari fa Ha finta di niente per ragione, i voti. Esposito, perché poi non c'è mai il singolo.